Sono stati 2 mesi molto difficili. E io parlo per la mia esperienza. Io ho 2 bambini, uno di 2 e uno di 4. E quella di 4 per i primi 20 giorni tranquilla, era con la mamma, il babbo, una sorta di vacanza. Poi ho cominciato a chiedere le maestre, a chiedere i bambini, ha cominciato a piangere e a dire non finirà mai, Coronello e Birbo, e non vedrò più i nonni. Poi piano piano, a forza di videochiamate, le chat della scuola e tutta la didattica a distanza che ha funzionato bene, un pochino si è tranquillizzata, ma ora ha ricominciato. Sara è una mamma aretina che ha gestito, come tante altre, con fatica e anche determinazione, questi 2 mesi di lockdown. La fase 2 per i suoi bambini è comunque difficile. La grande vuole essere rimboccata, 4 anni e mezzo non esiste. E ci manca che mi chieda il pannolino perché vede il fratellino e siamo a posto. Non è una situazione delle migliori, non è colpa di nessuno, ma dobbiamo cercare di tornare alla normalità. Normalità è un termine difficile da declinare al tempo del Covid-19, soprattutto in ambito scolastico. Quello che chiedono questi genitori è che non ci siano bambini di serie A e di serie B, sia per l'accesso agli eventuali campi estivi, ma soprattutto per la ripartenza a settembre. La domanda che io ho fatto a una cooperativa è stata: non abbiamo ancora le direttive dal comune, dobbiamo aspettare, in fin dei conti il 1° giugno è alle porte. E se non lo sanno loro, noi genitori, come dobbiamo comportarci? Non tutti potranno accedere ai nidi comunali e alle materne, perché chi è fuori comune, per le sue problematiche, accede a queste cooperative che sono state importantissime per tutti gli anni, perché ci sono venuti incontro. E adesso cosa facciamo? A chi ci rivolgiamo? I nonni ancora non possiamo, perché come ha detto anche il presidente Conte, ancora sono a rischio. Quindi la rete parentale non ce l'abbiamo e comunque a lavorare dobbiamo andare. Nel decreto Rilancia Italia, al capitolo misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche, pare che i fondi fossero stati destinati soltanto alle scuole statali. In realtà ci sarebbero 80 milioni per coprire le perdite degli asili e delle materne private, la maggioranza nel nostro paese, ma niente per le scuole, che sono per lo più istituti professionali e tecnici. Insomma, se la soluzione arriverà, sarà comunque l'ennesimo rattoppo. La paura a settembre è che non ci sia posti per tutti i bambini iscritti a poter frequentare i nidi o le materne, perché con le restrizioni che ci dovrebbero essere e con le maestre che abbiamo a disposizione, non tutti sarà garantito il posto, da quello che ci dicono, poi bisogna vedere come andrà. Ecco, c'è un altro problema per le scuole cosiddette paritarie, no? Che devono essere eventualmente adeguate, insomma, con dei lavori di ristrutturazione. Non tutti potrebbero avere la forza economica di fare questi lavori. C'è anche questo tema, insomma, vi riguarda? Sì, a noi ci riguarda, ma indipendentemente da me come personale riguarda molte famiglie, non si può parlare sempre a livello personale. E dove sono le comunicazioni per le ristrutturazioni? Cioè, fra 3 mesi e mezzo si rientra a scuola. Dove vanno tutti quei bambini che vanno alle paritarie? Cioè, rientreranno, faranno ancora didattica a distanza? La didattica a distanza è servita e ringraziamo il ministro per tutto quello che ha fatto, ma serve di più. È importante che i bambini tornino a scuola tutti, nelle dovute distanze, in strutture diverse. Cioè, se c'è bisogno, la comunità dovrebbe mettere a disposizione, il comune, la provincia, palazzi, palazzine, qualunque cosa sia possibile da adeguare a scuola. Nessun genitore pretende la scuola extra lusso, però vogliamo che i nostri bambini stiano bene psicologicamente, perché se non li uccide il Covid li manderà con tanti altri problemi a livello psicologico, avranno paura di riuscire, di toccarsi, cosa che per loro è naturale abbracciarsi. Non si può continuare a dire ai nostri figli non toccare, non guardare, non giocare, non si può, non si deve ricominciare a vivere, e le strutture paritarie hanno bisogno di aiuto.